ciclistico, è stato campione d'Italia, campione europeo, campione mondiale e aspira Calambay a rientrare proprio nel giro mondiale. Tra l'altro questo match ha una storia particolare, in origine i due cosfidanti erano Calambay e l'inglese Steve Collins. Poi Collins rinunciò per un infortunio e quindi fu nominato dell'Aquila. Dell'Aquila ha preferito percorrere altre strade che lo porteranno a una sfida mondiale con Tony il 12 ottobre a Monte Carlo e quindi Calambay affronta John Ashton. Vi ricordo che la serata vi è proposta dalla sigla organizzativa romana di Renzo Spagnoli in collaborazione con il gruppo sportivo Amici del Pugilato di Pesaro e le Cucine Berloni. Il match avrà inizio tra qualche istante, sta salendo sul ring uno dei due sfidanti, l'inglese John Ashton. Eccolo, John Ashton, vi ricordo il suo record, non è un record che spaventa, 18 incontri da professionista, 11 vittorie, una sola prima del limite, un pari e 6 sconfitte. Il nostro Calambay invece ha un record notevole, 57 incontri, 51 vittorie, 31 delle quali prima del limite, un pari e 5 sconfitte. Al nostro fianco avremo per il commento tecnico stasera anche Nino Benvenuti. Nino, dicevo prima che l'inglese Ashton non ha un record che spaventa. Non ha un record che spaventa, ma come ha detto Calambay, dagli inglesi c'è sempre da aver rispetto. E questo è quello che farà Calambay. Calambay è ritornato, come abbiamo visto, a combattere perché sembrava che dovesse smettere dopo i 35 anni e ha fatto molto bene. Ha fatto bene, noi siamo felici di rivederlo ancora sui nostri ring perché da Calambay, da Patrizio Calambay, si aspetta e si ha sempre dei grossi combattimenti, delle bellissime prestazioni. Infatti vi ricordo che Patrizio Calambay, dai tecnici del pugilato, dai giornalisti, è chiamato il professore proprio per la sua grande capacità stilistica, è uno che sul ring propone un campionario di schivate, movimenti di gambe sul tronco, di colpi portati in perfetta coordinazione da tutte le parti. Porta tra l'altro Calambay con estrema precisione e rapidità tutti i colpi, montanti, ganci, diretti, è un pugile completo, un pugile tra l'altro che dà spettacolo. Ed eccoci agli inni nazionali e l'inno tedesco in omaggio all'arbitro che vedete inquadrato, Kurt Stroer. Sono l'olandese Klinot e lo svizzero Amrheim. Avremo adesso l'inno inglese per John Ashton. Quindi ora avremo l'inno nazionale italiano per Patrizio Calambay. Ecco le note dell'inno di Mameli. Thank you.
Calambai, dicevamo prima, a 35 anni li ha compiuti in aprile e per i regolamenti della nostra federazione di pugilato non potrebbe combattere oltre i 35 anni, ma ha avuto un'autorizzazione speciale, considerato il suo stato fisico, la sua condizione è veramente eccellente, ha passato tutta una serie di visite mediche, Calambai è giustamente gli è stata data l'autorizzazione ad andare avanti con la sua attività. Il match sta per cominciare. Dicevamo prima che Calambai è nettamente favorito, il suo avversario è un pugile che non è dotato di potenza, il suo record lo dice, ha una sola vittoria prima del limite. Vedete intanto sul ring Sandro Lopopolo, è stato campione mondiale dei superleggeri, vengono chiamati campioni del passato e del presente. Vedete Nino Benvenuti che era al nostro fianco, lo sarà di nuovo tra poco. Nino campione mondiale dei medi e dei medi junior, ed ecco Gianfranco Rosi, il pugile di Assisi, campione mondiale dei super welter, quindi dei medi junior per la versione IBF. Gianfranco Rosi che in novembre difenderà nuovamente la sua corona. Sono un po' di preliminari, del resto è una serata particolare, c'è grande folla, grande pubblico qui a Pesaro stasera per questo campionato europeo. Sul ring è salito anche Maurizio Stecca, è un altro campione mondiale dell'Italia, è campione mondiale nei piuma per la versione WBO. Vi ricordo che l'Italia ha 3 titoli europei nei Moscafani, nei leggeri Renzo, nei welter Oliva e 3 mondiali Galvano nei supermedi, Rosi come abbiamo detto prima nei medi junior IBF e Stecca Maurizio nei piuma WBO. Tutto è pronto, esaurita anche questo cerimoniale e questa passerella, in effetti è stata molto piacevole per il pubblico che ha avuto la possibilità di vedere 4 grandi campioni del pugilato italiano. L'arbitro Steuer. Allora, prima ripresa da Pesaro, campionato europeo dei pesi medi, Calambai contro John Ashton. Sinistro dritto di Calambai è entrato subito nella guardia di Ashton. Poi un destro di Ashton al fianco. Il destro di Ashton in gancio mette al tappeto Calambai. Colpito a freddo Calambai dal gancio destro di John Ashton, è andato al tappeto, viene contato, clamoroso. Calambai si sa, è molto sensibile ai colpi a freddo nelle prime riprese. Vediamo se ha recuperato dopo questo destro di Ashton. Montante destro di Ashton che capisce di avere una grossa possibilità tra le mani. Calambai non sembra abbia ancora recuperato, è fermo sulle gambe e sul tronco, un colpo a freddo, un gancio destro, ha messo giù Calambai, vediamo se ha potuto recuperare in qualche modo le energie Calambai, è una conferma del limite di Calambai che sente i colpi nelle prime fasi degli incontri. E questo accade dopo il suo KO con Nan. Ancora un destro di Ashton, è andato a segno, Ashton insegue Calambai, destro di Ashton, colpito Calambai, è in grossa difficoltà il pugile italo-zairese. A bordo ring la moglie di Calambai soffre, potete ben capire, incita il marito, ma Calambai è in grossa difficoltà. Calambai sta a distanza, deve cercare di avvicinarsi e di legare, e infatti è quanto gli urla Nino Benvenuti. Vedete Tomasetti, ci fa vedere nel riquadro Rosa, la moglie di Calambai che ha subito altri 2 ganci, ha i riflessi appannati, le gambe molli, Calambai che ha provato il suo destro. È un momento estremamente difficile per Patrizio Sumbu Calambai.
secondi passano. Deve sperare di giungere al limite della ripresa Calambai. Sinistro ancora dritto di Ashton, non vede i colpi. Calambai è lento nei suoi movimenti, non riesce a schivare. Un altro destro di Ashton ha colpito Calambai al volto, è chiaramente in difficoltà Calambai. Ecco qualche sua schivata, è un buon segno, vuol dire che in parte sta recuperando Calambai. Ecco, è finita la ripresa. Allora, un gancio destro di Ashton ha colpito Calambai. Lo rivedremo tra qualche istante. Un bruttissimo colpo, un colpo che è arrivato improvviso, certo. Il peggio ancora, è stato un montante sinistro che Ashton ha portato immediatamente dopo quel colpo. Certo, è un colpo che non ci aspettava. Calambai, il replay adesso lo farà ripartire Tomassetti. Devo dire che Calambai ha confermato stasera questo suo limite, cioè la sensibilità ai colpi nelle prime riprese. A freddo Calambai spesso, gli è successo con Dell'Aquila, gli è successo anche con Seguier nella ripresa, nella difesa in Francia, vediamo. Vediamo se abbiamo queste fasi al rallenti, vedete, molto concentrate, qui ecco, è il gancio destro. Un destro che parte molto largo, che si vede fra l'altro molto bene. Ecco, rivediamo anche lui non ha potuto evitare, perché probabilmente, e ho visto nel proseguio della ripresa, che altri destri sono ancora arrivati. Aveva il sinistro abbassato, Calambai. Un po' troppo basso. Bene, siamo alla seconda ripresa da Pesaro. Campionato europeo dei medi, titolo vacante, Calambai contro Ashton. Match subito in salita per Calambai ed è una grossa sorpresa. L'avversario non sembrava temibile, invece Ashton all'inizio della ripresa ha messo al tappeto Calambai con un gancio destro. Vediamo se Calambai ha ripreso condizione. Sinistro dritto di Calambai. Destro di Calambai in montante, il sinistro è entrato col sinistro in montante Calambai. Si muove meglio ora Calambai. Cerca col jab sinistro di aprirsi la strada. Schiva bene Ashton. Destro ora di Ashton va a segno. Non vede soprattutto i destri di Ashton, Calambai, che cerca di dare più mobilità alla sua azione. Ha toccato sotto Calambai col destro, pur subendo un altro destro di Ashton. Destro di Calambai al corpo, è andato a segno. Vi ricordo che Ashton ha 30 anni, quindi anche lui è un pugile già in là con gli anni. Il destro ancora di Ashton a segno, poi risponde Calambai che ha assorbito bene il colpo, quindi segno che ha recuperato Calambai. Cerca di prendere in mano le redini dell'incontro Calambai, lavorando bene col jab sinistro. Poi ha scaricato un destro al corpo Calambai, che è ferito al sopracciglio destro. È un match molto duro, il sinistro dritto di Calambai a segno. Ancora il sinistro di Calambai, preciso, un colpo secco, mentre si fa più evidente la ferita all'occhio destro di Calambai. Il montante destro di Ashton è andato a segno, colpo preciso, l'ha riprovato andando a vuoto Ashton, poi perde il paradenti Calambai. C'è un attimo di stop da parte dell'arbitro, perché
suonato il gong proprio mentre Calambai aveva perso il paradenti. Una ripresa in cui Calambai ha parzialmente recuperato. Benvenuto. Sì, ha recuperato abbastanza chiaramente. Direi che è ritornato ad essere il Calambai che conoscevamo. Quella prima ripresa per lui è stata terribile, tremenda, ma ha recuperato, è ritornato ad essere il campione che conoscevamo. Ha portato dei colpi molto precisi, molto potenti, soprattutto dei colpi al corpo, che nel proseguo del combattimento sicuramente daranno dei risultati. Peccato, è stato ferito al sopracciglio destro, ma è una cosa molto alta, al di sopra del sopracciglio, per cui non dovrebbero esserci dei problemi. Certo, come ha detto Guerrini, purtroppo Calambai all'inizio del combattimento è sensibile ai colpi potenti. Terza ripresa da Pesaro, è il campionato europeo dei medi. Vediamo Calambai portarsi avanti, è lui che va a cercare l'avversario, manda a vuoto Ashton, poi lavora col jab sinistro Calambai. Ancora di Calambai al corpo, Calambai sta cercando di lavorare al corpo, evidentemente vuole spezzare il ritmo del pugile inglese. Entrato bene col destro Calambai al corpo dopo aver mandato a vuoto il destro di Ashton, sinistro dritto di Ashton. Essere facile, invece è molto difficile per Calambai. Sinistro dritto secco preciso da parte di Calambai, e lo ha sentito Ashton, che è costretto a retrocedere. D'ora lega col sinistro Calambai, è stato bravo Ashton che è subito rientrato col destro. Sanguina sempre di più l'occhio destro di Calambai. Tra l'altro dobbiamo dire che Ashton è uomo che ha avuto parecchi problemi proprio per le ferite in passato. 4 delle sue 6 sconfitte sono conseguenza di interventi medici e ha subito anche una operazione di plastica al viso proprio per evitare questo inconveniente. E invece stasera è Calambai a patire le conseguenze di una ferita all'arcata sopraccigliare destra. Invitato Calambai a tenere la testa alta e Ashton a non legare. Una ripresa che ha visto Calambai recuperare ancora la condizione e prendere lentamente in mano le redini dell'incontro. Nino. Ashton è andato a vuoto molte volte durante questa ripresa. I suoi colpi non sono più quelli terribili del primo round. Calambai sta controllando la situazione, direi dall'alto della sua classe. Certamente l'occhio ferito che ha incominciato a sanguinare alla fine della ripresa lo sta danneggiando, costringendolo a portarsi la mano all'occhio per ripulirlo dall'impossibilità di vedere. E è un grosso problema questo dell'occhio, perché ho paura che ci siano delle difficoltà a fermare l'emorragia. Speriamo che ci riescano. E per il resto Calambai è nelle condizioni di tenere a bada questo duro inglese, ma certamente non un grandissimo campione. Quarta ripresa.
toccati in dust, entrambi, prima il destro di Calambai, poi a segno l'inglese Ashton. Vediamo Ashton che gira spesso attorno a Calambai, e Calambai che è al centro del ring va a segno col sinistro, poi non riesce a doppiare i colpi, entra col destro in montante Ashton. Ancora un invito, un avvertimento a Ashton perché lega. Sinistro dritto di Calambai. C'è qualche sferrettezza in più da parte dell'inglese, inutile. L'arbitro interviene spesso, ma dovrà farlo più spesso in seguito, certamente. Segue letteralmente Ashton, che subisce i colpi ai fianchi e lega visibilmente, lega vistosamente, vedete, Ashton che ha sentito i colpi di Calambai e in leggera difficoltà Ashton nel contenere l'azione di Calambai, che si fa sempre più consistente. E c'è il richiamo ufficiale per Ashton dopo diversi avvertimenti. Stroer fatto partire il richiamo ufficiale, quindi penalizzazione di un punto per Ashton in questa quarta ripresa. Dante destro di Ashton e poi sinistro di Calambai al corpo, ancora Calambai al corpo e mette le ginocchia al tappeto. Ashton toccato dai colpi di Calambai al corpo, viene contato Ashton, si riprende, vediamo se è in grado di contenere l'azione di Calambai. Ashton, la sua espressione indica una sofferenza notevole, mi riferisco a Ashton che ha subito il martellamento ai fianchi di Calambai. Calambai ora forza, è lui adesso ad avere a portata di mano la soluzione prima del limite del match. Insiste Calambai, il suo sinistro, poi il destro in montante, ancora il sinistro di Calambai, risposta col destro di Ashton che risponde proprio con la disperazione e finisce una durissima quarta ripresa. Gianfranco Rosi. Ma è stato, Calambai è stato molto sfortunato da quel colpo a freddo e poi la ferita che l'ha condizionato, però vedendo che questa ripresa l'ha dominata nettamente, e secondo me se non ha problemi per la ferita io credo che vincerà prima del limite, fra 2-3 riprese massimo, perché però questo qui ogni tanto spara quel destro molto lungo e preciso che quando arriva fa molto molto male. Però sull'andamento del match, se la ferita, come ripeto, non crea problemi, non ha problemi la vittoria. Sì, sono d'accordo con quanto ha detto Rosi e secondo me, sentiamo adesso Nino, Ashton non dovrebbe andare molto lontano. Ha fatto bene l'arbitro a richiamarlo dopo le scorrettezze che avevamo annunciato un attimo prima proprio, e lo ha riportato a combattere al meglio. Difatti sono arrivati a segno da parte dell'inglese due bellissimi sinistri. Questo vuol dire che l'arbitro deve avere la mano dura nei confronti del pugile più scorretto. Quinta ripresa. Ha provato il destro partendo da lontano Calambai, è andato parzialmente a segno. Sentiamo i secondi dire 1-2, 1-2 ad Ashton, ma vedete Calambai che mena la danza. Montante destro d'incontro di Calambai, splendido, un colpo perfetto sull'attacco di Ashton. È costretto ad arretrare John Ashton, che ora col guantone sinistro ha indicato a Calambai la testa, come dire metti la testa a posto, portala regolarmente in avanti. Sinistro due volte doppiato da Calambai, sinistro dritto, sinistro ancora di Calambai che ha riacquistato la sua sicurezza, la sua padronanza del ring.
stampa sul volto prima e poi sul fianco di Ashton, ancora il sinistro di Calambai al fianco. Calambai ha capito che Ashton è sensibile al lavoro ai fianchi e giustamente insiste, ma vedete la grande bravura di Calambai, tocca più volte al volto, il destro di Ashton, ha toccato duro Ashton, risponde bene Calambai che ormai a caldo incassa bene i colpi, ma è stato un destro notevole quello messo a segno da Ashton, ma vedete che Calambai viene avanti, ormai incassa con disinvoltura i colpi dell'avversario, dominio di Patrizio Calambai, il destro ancora e poi il sinistro di Calambai a segno. Per Ashton un altro momento difficile, vedete come lega, costretto ad arretrare. Calambai cerca comunque di non scoprirsi, appoggia il guantone destro al tappeto, Ashton è stanco e anche lui sanguina dall'occhio sinistro, ferita anche per John Ashton. Siamo a mezzo minuto dalla conclusione del round e il destro di Calambai si è stampato sul volto di Ashton che ha traballato, l'abbiamo visto vacillare Ashton che ha l'occhio sinistro quasi completamente chiuso dai colpi di Calambai. Un calvario ora per John Ashton e Stroer, l'arbitro tedesco chiama il medico dell'incontro, il dottor Fusaro, per controllare le condizioni della ferita di John Ashton. Vediamo il medico. Stop the time, eh? Calambai sta facendo delle cose pregevolissime. Bisogna che non esageri, anche perché non ha necessità di esagerare. Vediamo il dottor Fusaro, sta pulendo la ferita. Vediamo cosa dice, cosa decide. Chiedo scusa. Vediamo. Da controllare. Può continuare il match? Ok. Può continuare il match, ormai siamo agli ultimi istanti del round. E infatti suona il gong che pone fine ad una quinta durissima ripresa nel corso della quale Ashton ha subito l'azione martellante di Calambai. È stato sull'orlo del KO Ashton, vedete la sua espressione sofferente, chiude gli occhi. Sì, stavamo dicendo che non era il caso che Calambai esagerasse perché ormai l'incontro ce l'ha in pugno. I suoi colpi sono preziosi, ha portato dei montanti che sono stati veramente da manuale, bellissimi. Difatti è stato uno di questi che ha chiuso l'occhio sinistro al pugile Ashton, che ormai potrebbero trovare il motivo per interrompere anche il combattimento, considerando che da parte sua non vedo possibilità per poter ribaltare la situazione dell'incontro. E infatti, come dicevamo prima, nel finale del round Ashton era proprio in grandissima difficoltà, sull'orlo del KO. Sesta ripresa. Ha ovviamente ripreso il comando delle operazioni Calambai. Altro avvertimento a Stroer, di Stroer a Ashton perché legava. Vedete come schiva Calambai, ormai padrone della situazione. Step out. È rientrato col destro Calambai sull'attacco di Ashton. Calambai in crescendo. Ashton che vede la sua azione rallentare sotto i colpi incalzanti di Calambai. Sul piano tattico è Calambai che ha il match in mano. Lento anche nei movimenti delle braccia Ashton, rigido sul tronco. Sinistro e destro di Calambai, il sinistro al volto, il destro al corpo. Il montante destro di Ashton è andato a segno, sempre pericoloso comunque, vedete l'inglese che ogni tanto spara i suoi destri andando a segno, ma Calambai li assorbe con più facilità ed ecco, vedete ora nuovamente un conteggio per John Ashton colpito da Calambai.
riprende il match dopo il conteggio degli 8 secondi, ma colpito, toccato da Kalambay. Ashton è andato nuovamente al tappeto, per lui è un match sempre più in salita. Insiste Kalambay, ormai è il gatto col topo, assoluto padrone del match Kalambay, martella ancora ai fianchi l'avversario, che lo vediamo in difficoltà, in crisi, vacilla. Ashton, poi il destro, il gancio di Kalambay, colpisce Ashton che scappa addirittura. Ormai per Ashton è soltanto un calvario. Kalambay lo sta tempestando di colpi, scappa, arretra Ashton come tutti gli inglesi, ha un grande temperamento, non cede mai, ma indubbiamente è sovrastato dalla mole di pugni che Kalambay sta piazzando. Ancora il destro di Kalambay al volto, finisce la ripresa, una durissima ripresa per Ashton. È stato a 20 secondi dalla fine della ripresa un terribile gancio sinistro in piena faccia di Ashton. Dobbiamo dire per questo che Ashton merita un encomio, perché sta resistendo più di quanto poteva sembrare dalla seconda ripresa in poi. I colpi di Kalambay sono arrivati sempre potenti, precisi, e Ashton li ha sempre sorretti, li ha tenuti. Vediamo come continuerà questo incontro, cosa dici Marco? È un altro colpo col destro, il corpo di Kalambay che ha fatto piegare nuovamente le gambe a Ashton. Rivediamo. E niente, il martellamento di Kalambay al corpo, ecco, vedi, proprio il destro di Kalambay. C'è un po' di indecisione, mi sembra, nell'angolo, in effetti ormai forse vogliono smettere, e mi sembra la soluzione più giusta e la decisione più saggia, se questa fosse quello che dicevamo la ripresa precedente. Sì, quando poteva esserci l'occasione. Allora, KO tecnico Kalambay nell'intervallo tra la sesta e la settima ripresa. Si aggiudica il match, vedete l'abbraccio tra i due, non poteva più proseguire ormai Ashton, ed è stato provvidenziale, giusto, saggio l'intervento, la decisione di Mike Sheinfeld, il manager di Ashton, di non far proseguire il combattimento a Ashton. Ashton ormai era in balia di Kalambay, avrebbe subito una lezione durissima. E a quel punto era veramente inutile, oltre che inumano, dobbiamo dire, far proseguire l'incontro. E quindi, giustamente, dall'angolo si è fermato John Ashton. Ecco il pugile inglese, vedete la sua espressione, l'occhio sinistro chiuso dai colpi di Kalambay. Mario, direi di vedere, alla luce di questo combattimento, il futuro di Kalambay. È ritornato quando ha 35 anni compiuti, solitamente si deve smettere, con un permesso in più della federazione pugilistica. Se l'è meritato, mi è sembrato. Certamente, e in Kalambay c'è sempre questo punto interrogativo delle prime riprese. E anche stasera, con un pugile che peraltro non è un picchiatore, è andato giù alla prima ripresa, proprio all'inizio. Mi è sembrato però che nel proseguio del combattimento, dopo la prima ripresa, abbia addirittura esagerato, forse voleva far vedere più di quanto non era necessario. Vediamo probabilmente la prima ripresa, vero Mario? Vediamo se cosa ci manda tu, senti. è il primo round, sì. Ha portato il sinistro Kalambay, è andato a vuoto, e il gancio destro di Ashton è andato preciso. Bisogna dire per questo che Ashton è stato molto bravo, perché ha evitato il diretto sinistro ed è rientrato con il suo destro. Quindi non c'è da dire che Kalambay fosse stato scoperto per disattenzione. Certo. Bene, adesso sentiremo Kalambay. Viene dato il verdetto, quindi Kalambay
è il nuovo campione europeo dei pesi medi e Calambai ritorna in possesso di una corona che ha già avuto. Vedete Calambai con i suoi due figli, maschietto e femminuccia, mentre il supervisore gli fa indossare la cintura di campione d'Europa. Allora Patrizio, anche stasera un match che all'inizio era difficile, un altro colpo a freddo. Di solito ormai sono abituato a visitare il tappeto tra le prime riprese. E poi mi scaldo, poi viene la grinta, viene tutta la voglia di farcela. All'inizio ero un po'... deconcentrato. Sì, non era qua, il mente era un altro posto. Avevi la testa da un'altra parte. Evidentemente forse il fatto che l'avversario non fosse un avversario di grande prestigio non ti stimolava, non ti caricava psicologicamente. Appunto, perché all'inizio ho iniziato a preparare per John Collins, poi hanno cambiato, devo fare con Dell'Aquila. Poi hanno cambiato e poi hanno detto, dopo mi sono lasciato andare. E poi ho fatto così senza grande impegno. Prima all'inizio stavo bene, ma poi ho detto, boh, va bene, va come va, perché ero stanco già da giugno in palestra, tutto luglio, agosto. Col caldo, allenarsi, era un casino proprio. Senti, Dell'Aquila, che doveva essere il tuo competitore, ha scelto un'altra strada, quella del Mondiale con Tony il 12 ottobre a Monte Carlo. E il vincitore dovrà affrontare McCallum. Gli auguro tante fortuna, come una volta a me De Marco mi aveva augurato fortuna, sono diventato campione d'Europa, campione del mondo. Gli auguro anche a lui, uno veramente auguro sincero, che diventi campione del mondo. E a questo punto chi preferiresti incontrare, Dell'Aquila, Tony oppure nuovamente McCallum, dei tre? Tutti e tre, non c'è problema, quelli che si presentano l'occasione prima, io ci vado sopra, sono un soldato. Certo. Faccio la guerra, io vado. Va bene, grazie Calambai, complimenti per il tuo successo. Un attimo il procuratore Galeazzi. Allora, anche stasera quello che sembrava un match semplice, facile. Ma il pugilato è fatto di questo, come ha detto Calambai, noi siamo esausti, perché dal 12 giugno che ci stiamo allenando. Siamo andati in palestra anche con 40-42 gradi, immagini te quello che può essere. Certo. In ogni modo ha dato ancora una dimostrazione di cuore, di classe, di tutto quanto. Abbiamo vinto e questo basta. Adesso facciamo un po' di riposo e poi vedremo quello che può succedere. Va bene, grazie Galeazzi. Amici sportivi, noi consultiamo l'orologio. Siamo andati abbastanza veloci. Io credo che di questo mi potrà dare conferma, sono i colleghi fotografi, in cuffia Tomassetti, e Tomassetti mi dice che ho ancora 2 minuti a disposizione. Bene, allora approfittiamo di questi 2 minuti per un altro giudizio rapido di Rosi e benvenuti. Allora, Gianfranco Rosi, ha detto Calambai che in effetti ha faticato molto d'estate per l'allenamento. Ah, giusto, ma purtroppo i colpi a freddo sono quelli più sensibili, che purtroppo pericolosi. È vero. Ma conoscendo Calambai, che anche altre volte ha subito e poi ha nettamente macinato l'avversario, questo ha un pugno molto pesante, però io per me la preoccupazione più grossa era la ferita, non il pugno che ha subito, perché la ferita poteva allargarsi, provocare estremi del ritiro, però così non è stato e Calambai ha dimostrato ancora di essere un grande, 35 anni, un vecchio campione. Senti, vedremo un Rosi Calambai? Beh, io credo che sarebbe come il vecchio incontro Benvenuti Mazzinghi. Ecco, Nino. In anni 91 sarebbe veramente un bel incontro Rosi Calambai. Beh, sono certo che sarebbe un grosso combattimento. Non è il momento per poterlo annunciare, certo, credo. Certo, adesso ecco. È una battuta mia un po' provocatoria. No, lo diciamo come scoop pubblicitario e basta. Ecco, va bene, lasciamolo a questo, così, a questo livello. Invece rivediamo Calambai dopo questo combattimento e direi che merita la fiducia che gli è stata accordata a 35 anni di ritornare ancora sul ring. Le sue chance per il futuro mondiale, certamente non sono quelle di qualche anno fa, però questa sera ha dimostrato che è ancora un buon Calambai per poter difendersi e magari arrivare ancora ad un titolo mondiale. Questo credo di accordarglielo.
Tomasetti mi dice che abbiamo ancora altri due minuti. Allora, Gianfranco, dicevo prima che tu dovresti avere un match in novembre. Che notizia ci dà? C'è di questa unificazione del titolo della VBO, questa versione per molti versi non credibile, però il mio obiettivo, se eventualmente questo dovrebbe accadere, è di poi riunificare il titolo contro Norris, quindi un titolo questo qui, se va in porto, che vale il doppio, cioè l'unificazione con Norris per me riscatta un po' il sogno di incontrare Leonard. Norris ha battuto Leonard, vediamo cosa faccio io a 35 anni, se riuscirò a sovvertire questo pronostico. Sentiamo Nino che volevo dice. Chiederti una cosa, che la tua opinione su Norris. Norris mi è sembrato un pugile buono, ma che ha battuto un Leonard piuttosto dimesso, se mi permetti, e questo lo puoi confermare anche tu, ma è un pugile che ti sentiresti di affrontare al di là delle tue possibilità? Credi che sia un pugile di grande valore o no? Ma Norris ha battuto una leggenda, una leggenda che era, come hai detto tu, al lumicino. Io, quando verrà, speriamo che verrà prima o poi, non molto tardi, perché io a 36 anni vorrei abbandonare l'attività, allora dico che Norris è un pugile da rispettare, perché è campione del mondo a VBC, però io sono campione del mondo di BF con 6 titoli mondiali in attivo vinti, quindi credo che è uno scontro impari. Se mi permetti, al di là di IPF, BCC, CCC, queste sigle che fanno tanta confusione, devo dire che tu, Gianfranco Rosi, tutte le volte che sei salito sul ring per conquistare o per dimostrare qualche cosa, ci sei riuscito in pieno. Devo dire che mi hai anche entusiasmato proprio per questo motivo, proprio perché hai sempre avuto la possibilità di poter dimostrare che riesci ad andare oltre l'ostacolo, a fare qualche cosa di più di quello che gli altri aspettavano da te. Siamo in chiusura. Certo, ma io devo dire che a 30-34 anni, poi questo fatto di essere sempre vecchi, lasciamolo stare, perché l'età dell'uomo è avanzata, quindi 36-38 anni nel pugilato vuol dire che ancora rende bene, e quindi l'abbiamo dimostrato questa sera con Calambai. Allora, c'è Spagnoli, dice scherzosamente, tanto non te lo faccio fare, ma non è così, farà ovviamente come sempre di tutto Spagnoli per portare a questo grosso traguardo Rosi. Noi dobbiamo concludere, voglio sottolineare questo bel dialogo tra Nino Benvenuti e Gianfranco Rosi. Tra l'altro c'è stata anche un po' di polemica tra voi due nell'ultimo match, sì. No, scherza, Benvenuti, ma vedete come sono gli sportivi quando sono sportivi veri, con che sincerità e fraternità si affrontano e si incontrano anche al microfono. Benissimo, questo è tutto, vi ricordo da Pesaro che Patrizio Calambai si è laureato nuovamente campione europeo dei pesi medi, battendo per KO tecnico tra la sesta e la settima ripresa nell'intervallo l'avversario John Ashton. Quindi Calambai, nuovo campione d'Europa. Amici sportivi, un cordiale saluto da Mario Guerrini, Nino Benvenuti che ha curato il commento tecnico, e per la regia Giancarlo Tomasetti. Arrivederci.